Il Giro d'Italia nella sua edizione numero 101 torna in grande stile in Abruzzo. Questa è la decima tappa, siamo a Penne con oltre 100 eventi che correlano il Giro d'Italia. Noi di weekend e dintorni iniziamo a girare con il Giro d'Italia. Antonio Stroveglia, direttore Wolf Tour, nella decima tappa nel comune di Penne e di Farindola sono stati organizzati degli eventi. Sì, in realtà le giornate sono anche più di due, abbiamo cercato di unire la parte ludica alla parte agonistica che è rappresentata dal Giro d'Italia con centinaia e centinaia di appassionati che già ci stanno chiamando da tutte le parti d'Abruzzo e saranno qui, ma abbiamo unito a questo un calendario più lungo che riguarda le attività all'aria aperta, la vacanza attiva, ma anche concerti, musica, arte, esibizioni teatrali, esibizioni di artisti del FIAF a Farindola e tutta un'altra serie di attività per coinvolgere ad esempio anche le scuole, quindi anche la parte didattica con un evento che si chiama la patente del ciclista per permettere ai bambini in età scolare di conoscere e di andare in sicurezza per strada in bici. Abrex, come circuito di credito commerciale, come ha sostenuto questa tappa del Giro d'Italia? Abrex ha dato una grande mano per questa tappa del Giro d'Italia, soprattutto collaborando con quelle che sono le aziende che hanno in qualche modo sostenuto il Giro, quantomeno questa tappa che sta passando qui nei comuni di Penne e di Farindola. Abbiamo realizzato insieme a diverse attività un'attività fervente di marketing e di comunicazione, abbiamo dato vita e abbiamo cercato di promuovere il territorio di Penne e di Farindola senza utilizzare assolutamente fondi pubblici, ma attraverso quelle che sono le risorse che il nostro circuito mette a disposizione. Abbiamo cercato di promuovere quindi il nostro territorio, l'eccellenza del nostro territorio e di dare una grande mano alle aziende, ai commercianti e a tutte quelle attività che si sono impegnati per una settimana e non solo per dare lustro a quelli che sono appunto i comuni di Penne e Farindola interessati da questa tappa numero 10 del Giro d'Italia. LFA main sponsor con Luciano Ciarcelluti, vediamo proprio alle sue spalle il simbolo degli eventi del Giro d'Italia che passano da Penne. La vostra idea qual è stata e cosa volete comunicare? La nostra idea era quella di comunicare che anche nell'area vestina c'è gente che ha creatività e che riesce in qualche modo a dare un'idea di questo Giro d'Italia che finalmente passa dalle nostre parti. In più volevamo, essendo un'azienda abbastanza radicata nel territorio, far vedere che siamo al passo con i tempi, seguendo un po' l'immagine della bicicletta. Andrea Buccella per Colormax, main sponsor del comitato di tappa. Si parla di colore, il colore rosa che sta inondando la città di Penne. Qual è il vostro operato come azienda? Allora, noi come Colormax facciamo distribuzione di prodotti vernicianti per edilizia, carrozzeria ed industria. Siamo presenti in Abruzzo con 5 punti vendita. Grazie alla Wolf Tour che ci ha coinvolto in questo splendido evento, l'opportunità della tappa del Giro a Penne per l'area vestina è fondamentale per una ripresa. Quindi, come ci hanno coinvolto, ci hanno contattato, abbiamo aderito subito perché siamo pro area vestina, quindi pro per lo sviluppo di questa zona. Alla nota chiamata dell'organizzazione abbiamo risposto con uno stand con prodotti tipici del territorio per esaltare quello che è la nostra città, la nostra regione. Così abbiamo pensato a uno stand con rosicini, fave, quindi prodotti tipici. Volevo fare un complimento anche a tutta l'organizzazione e ai commercianti che hanno comunque lavorato per far sì che l'evento riuscisse alla grande. Francesca Colamartino per Ristorante Tatobbe, il gusto di un Giro d'Italia. Sì, siamo orgogliosi che questa tappa sportiva si fermi a Penne per una vetrina per noi, per far conoscere i nostri prodotti tipici, i nostri piatti. E anche io come pennese sono orgogliosa perché abbiamo visto l'interesse insomma di tutto il paese addobbato a festa in occasione di questa manifestazione.
Valeria Datoni, tra i partner sostenitori del Comitato di Tappa Locale per Tenuta de Melis. Le eccellenze del territorio fanno parte, entrano all'interno del Giro d'Italia. Vengo qui in rappresentanza un po' di tutte le aziende enogastronomiche del territorio, e ricche appunto di vino, olio, formaggi e di tutti quei prodotti che fortunatamente si sta sempre più riscoprendo e sta avendo sempre più una valorizzazione a livello nazionale e anche internazionale. Il Giro d'Italia è un evento eccellente perché appunto focalizza l'attenzione su un determinato territorio, e attraverso questo evento possiamo mostrarci a tutta l'Italia e far vedere quello che noi siamo, un popolo sicuramente accogliente, sicuramente ricco di risorse. Siamo impegnati a allestire le nostre vetrine, le nostre strade, tutti i nostri associati, ma non solo, si sono preoccupati di mettere fiori, un tocco rosa in tutte le strade di Penne, ma anche i semplici cittadini, anche attività che non erano associati con noi, tutti si sono lasciati coinvolgere e abbiamo trasformato veramente la nostra città. E per noi è stata un'occasione per dare visibilità alla nostra città, per rifare l'immagine della nostra città. Sinceramente io sono un pennese d'Occa, sono 53 anni che sono in questa città, non avevo mai visto la mia città con tutti questi fiori, con tutte queste vetrine, veramente, veramente una cosa bellissima. Questo per noi è un momento di riscatto, ma anche un momento per ribadire un concetto, che noi stiamo ancora qui, andiamo avanti e non ci siamo fermati, anzi cerchiamo sempre di alzare il livello dell'offerta turistica, ad esempio. Quindi questo evento è inteso anche come un rilancio turistico della zona, e il riscontro che abbiamo avuto sia in termini di presenze previste che in termini di attenzione dei media è stato già importante, perché siamo sostanzialmente sommersi da richieste di ogni tipo e non riusciamo a stare dietro a tutto quello che ci chiedono.